contenuti della manovra favoriscano il rilancio, le nostre categorie del territorio sono perplesse su questo. Ma io credo che non si possa tralasciare un fatto che è fondamentale. Il governo ha giurato il 5 settembre e dopo meno di 40 giorni doveva aver pronto un documento economico, quindi la nota di aggiornamento al DEF, da inviare a Bruxelles. E in questi 40 giorni scarsi siamo riusciti a fare una cosa enorme, che non era per niente scontata, quella di scardinare le clausole di salvaguardia che avrebbero comportato l'aumento di 23 miliardi di IVA, che avrebbe avuto un riflesso enorme sulla domanda interna e quindi anche sull'impresa. Credo che questo elemento non possa essere messo in secondo piano. E il sviluppo economico nel segno dell'ambiente, tra gli imprenditori non tutti sembra che l'abbiano apprezzato, temono anche soprattutto che le ecotasse siano un freno alla competizione. Ma qua ci sono due aspetti separati, da una parte ci sono tutti gli interventi che riguardano la messa in sicurezza del nostro territorio dal punto di vista delle infrastrutture compatibili con le criticità che diversi territori segnano e che segnalano da anni, e quindi la protezione idrogeologica deve essere uno dei fari che guida le nuove infrastrutture che dobbiamo fare. Io dico sempre che non c'è la fatalità quando muore qualcuno per un'alluvione, per un terremoto, c'è sempre una programmazione e gli elementi di prevenzione che devono essere fatti. Penso ad esempio al sisma bonus, a come può avere un'incidenza sul come interveniamo sui nostri edifici per metterli in sicurezza, e perché quando accade un terremoto, che quella sia una fatalità, non si porti però dietro vite umane e tessuto imprenditoriale e sociale di vari territori. Dall'altra parte ci sono dei comportamenti che dobbiamo in qualche modo stimolare attraverso i provvedimenti normativi, e lei si riferiva certamente alla sugar tax e alla plastic tax. Io credo che siano elementi giusti che vanno però contemporati con la capacità e la possibilità che dobbiamo dare alle imprese di transitare verso una produzione diversa che non abbia più al centro la plastica o beni inquinanti. Per cui io ho chiesto che fosse una tassa che entra in vigore quantomeno il 1 gennaio, per dare il tempo alle imprese, e vedremo però nella discussione parlamentare se riusciamo a fare ancora meglio. Io credo che la transizione verso produzioni compatibili con l'ambiente debbano essere fatte, ma devono essere fatte in accordo con le imprese, dando il giusto spazio e tempo alle imprese per adeguarsi alle nuove tendenze territoriali.